Arti Indipendenti di Faenza, ennesima presenza di Radio Saius qui a questo bel evento, in cui tra le altre cose troviamo tanta musica. Tanta musica, chi abbiamo? Rosso Malpelo. Sì, esattamente. Ma chi sei? Io, allora, io in realtà arrivo dal Piemonte, io sono piemontese. Sì. E mi sono trasferito lo scorso anno a Bologna per motivi di studio. Anche per cambiare un po' aria, sì, per vedere se qua c'era un ambiente più prolifico per la musica. E niente, adesso sono qua a Faenza perché a Bologna sta dando i suoi frutti e grazie a, ho vinto un concorso giù a Bologna lo scorso giugno. Bene. E quindi adesso sono qua. E quindi intanto Bologna 1, Piemonte 0. Per ora sì, per ora sì, Bologna 1, Piemonte 0. No, oggi tra l'altro mi dicevi prima che vi dovrete, perché non sei da solo, vi dovrete, sì, anche esatto, capire. Esatto, mi esibirò con Lorenzo Matteo in un set acustico in cui suoneremo alcune canzoni presenti nel disco più un inedito che non abbiamo ancora registrato, quindi per i curiosi, sì, ci sarà questa novità. È bella questa cosa. Mm. E adesso questo disco, scusami, è uscito quando? È uscito nell'agosto 2017. Ok, quindi intanto in più di un, sì, anno abbiamo, sì, un'idea, sì, ormai... abbiamo fatto un bilancio di come sta andando. Allora, il disco su Spotify sta andando molto bene, ormai si contano circa 7000 riproduzioni a brano. Che piace la presentazione di campo. Sì, va bene, dai. Oggi spero che qualcuno si fermi, guardi, poi magari si gira e dice, ah, ma ci siete, scusa, vabbè. No, siamo anche noi in mezzo alla via. Sì, alla via, siamo noi, è colpa nostra. Esatto. D'altronde. Dicevo, 7000 brano, che appunto per un progetto, sì, completamente indipendente, sì, sì, è tanto, bel numero, bello, è un bel numero. E i social anche stanno andando abbastanza bene, sono riuscito comunque a esibirmi, ovviamente, essendo Bologna una città di centro, sì, 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 a fare conoscere un po' di più la mia musica. E mi sono esibito anche allo scorso luglio in Abruzzo, adesso andremo sempre, noi tre andremo a Londra a novembre per uno showcase. Lo diciamo che tu dici sempre noi tre perché non è che ci vede doppio, semplicemente hai, sì, dati, esatto, hai, esatto, cioè, dei sostenitori. Esatto, esatto, i sostenitori. No, dice, ma che cacchio, sì, non, sì, sa più contare, sì, no? No, sei bravo, no, artisticamente, però matematica, figlio mio, esatto, dice, no, cioè, no, invece c'è un motivo, non mi piace, stare da solo, quindi no, suono con dei musicisti. Magari facciamo anche vedere il... Adesso intanto io faccio questo. Sì, sì, qua, sì, sì. Abbiamo due camere veramente con le... Vedi, è un bradipo. Esatto. Un esemplare... Vai anche più veloce se riesci. Ok, va bene, andiamo avanti. Ok, guarda, anche effetti sonori. Esatto. No, scherzo a parte. Intanto vediamo questa dicotomia tra il bimbo e la bimba. Esatto. Comunque, bella questa cosa. No, scherzo. Mi hai parlato un po' di date. Bologna, che comunque è una città che per fortuna, sì, assolutamente, da questo punto di vista, da tanto. Tu quando non suoni cosa fai? Allora, no, in realtà studio alla Music Academy di Bologna, proprio, ecco, composizione, appunto per specializzarmi nella scrittura delle canzoni, perché appunto mi sono detto, ma guarda, non faccio schifo, quindi tutto sommato non faccio schifo, quindi perché non approfondire la cosa? Bravo. E appunto grazie all'Accademia ho conosciuto tutti loro, sì. E poi in realtà io nella vita, visto che per ora non riesco a guadagnare troppo, sì, faccio in realtà l'educatore nelle scuole, dato che ho una laurea comunque in educazione. Bravo, bravo. Quindi per pagarmi l'affitto ora faccio anche l'educatore. Qualcosa esatto, qualcosa. Insomma, dai, questo è, comunque ti fa anche onore, anche perché grazie. L'educatore non è male, che puoi anche dare... sulle tue spalle ci sono tanti ragazzi. Sì, esatto, esatto. Paradossalmente, no? Quindi in qualche modo, sì, quello, sì, che, sì, fai è, ti fa onore. Gli altri due baldigioni, quando non sono e cantano, che poi non sono, che cosa fanno? Lo possiamo dire, puoi dirlo anche tu. Ma allora, in realtà loro studiano con me perché li ho conosciuti all'Accademia, lui studia chitarra e lui produzione, sì, giusto, ok. Non so mai niente, perché ti è cresciuta la barba e ti ha riconosciuto più, ho detto, okay, che esatto, okay. In realtà, cioè, qui siamo studenti, loro sono un po' più giovani di me, sì? Però fondamentalmente io sono 25 anni. Comunque, sì, 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 loro un po' più giovani, però sì, siamo comunque studenti che appunto stiamo cercando di fare diventare una passione e una professione. Quindi è questo in realtà. E se dovessi trovare online Rosso Malpelo, come faccio? Social? Sei... Sì, allora sì, trovi Rosso Malpelo su Spotify ovviamente, sì, e su YouTube, che ci sono i due videoclip di Ninna Nanna e Barcellona, su Instagram e Facebook, sì, questi Facebook, social, vabbè, qua. Sì, esatto, questi tre social che uso di più
e quelli dove YouTube hai fatto anche dei video? Sì, ho fatto dei video con la... ma più o meno, nel senso, comunque anche qui, essendo sempre da solo, è anche difficile un po' sponsorizzarsi, però abbastanza bene, dai. Comunque l'ho fatto con la Gamba, faccio un po' di spam alla Gambaro Production, che è questo mio amico che è appassionato di videomaking, che appunto mi ha fatto il favore di farmi questi videoclip, e io ho accettato, e comunque i risultati sono molto belli, quindi siamo molto contenti del risultato. Sono dei video comunque simpatici, inerenti anche alla canzone. Esatto. Mi ci hai dato veramente tanti info, Nicolò, giusto? Sì. Diciamo anche chi sei. Sì, esatto. Giusto, rosso malpelo. Esatto, capito, sì, sì, impresso, sì. Però, Nicolò. Ci hai raccontato tante cose, tante storie, soprattutto tu che hai avuto modo anche di, nonostante la tua età, di vedere due situazioni musicali, sì, non solo, esattamente, anche di vita diverse, no? Poi non so se ti sei spostato più per lo studio e poi per la musica o se... Un po' tutti e due, la cosa è stata... Perché poi Piemonte dove esattamente? Sud del Piemonte, Cuneo, okay, proprio Cuneo. Sud del Piemonte, Totò, vicino alla Francia, militare, esatto, proprio... Sì. Aspetta che intanto salutiamo dall'altro lato, perché qua è un saluto con... Diciamo che sono dei fan. Sì, diciamo dei fan. Esatto, faccio capire che siano dei fan. Visto questa cosa. Va bene, io ti ringrazio, anzi vi ringrazio perché siete... Grazie mille. Uno più due perché esatto. È strutturata così, esatto. È la piramide praticamente. No, grazie ancora, adesso appoggiamo. Grazie mille a voi. E salutiamo gli ascoltatori di Radio Science, chi ci hanno ascoltato in diretta e potranno anche ascoltarci sulle piattaforme Facebook e quant'altro, quindi io vi andrò a citare, a fare i soliti hashtag di tutti. Ok. Detto ciò, appoggio il microfono, salutiamo anche i vostri ascoltatori, prendo questo, Nicolò, e facciamo la foto di...